Avere un territorio abitato da cittadini in salute. È questo lo scopo alla base dell'accordo siglato e rafforzato oggi tra Banca di Pesaro e Fondazione per la lotta contro l'infarto. Un aiuto economico importante che permetterà alla Fondazione, con sede a Pesaro in via Toscana, di riaprire due ambulatori precedentemente chiusi a causa dell'assenza di finanziamenti. Un aiuto che oggi si concretizza ma che in passato è venuto meno quando la Regione Marche, che ha finanziato per 6 anni la Fondazione, senza chiare motivazioni dal 2016, sta declinando l'invito. In 32 anni di storia, da quel 31 marzo 1990, la Fondazione ha visitato circa 50.000 persone, sollecitando i cittadini della nostra provincia affinché si rendano coscienti dell'importanza di conoscere il proprio profilo di rischio cardiovascolare. Le arterie che partono dal cuore con un calibro di circa, un diametro, cioè di circa 3 centimetri, arrivano all'estremità di tutti i nostri organi con un calibro di 3-4 millesimi di millimetro, però queste dimensioni sono sufficienti a garantire il sangue, sono sufficienti finché restano sani. Quando incominciano ad ammalarsi, vedi aterosclerosi, cioè patologia degenerativa che comporta la occlusione dei vasi. Dapprima i vasi più piccoli terminali e poi i vasi più grandi che arrivano allora ad avere poi dopo l'infarto al cuore, arrivano ad avere l'ictus, arrivano ad avere i fatti acuti ai vari organi. Gli organi più importanti sono il cervello, il cuore, i reni, che sentono questa mancanza di sangue e non funzionano più bene. Questa è la cosa che noi come fondazione vogliamo in qualche misura contrastare e, diciamo, avvisare e cercare di convincere le persone che se vogliono vivere in salute devono mantenere sani queste arterie. Il 90% di questa patologia è evitabile, evitabile. Basterebbe saperlo e realizzare quello che è necessario per evitarlo, insomma. La città di Pesaro, se sta bene e se la banca lavora bene ed aiuta, questa città con queste associazioni che, si rivolgono al cittadino direttamente, facciamo il nostro dovere, diamo questo aiuto per far sì che questa associazione, possa continuare la propria attività. Era arrivata a un punto in cui questa associazione rischiava la chiusura. Noi sono tantissimi anni che supportiamo, diciamo, a livello economico, il nostro dovere è solo questo, di essere a livello economico, di supportarla. Abbiamo fatto il progetto sulle scuole, l'abbiamo sostenuto anche in momenti difficili in cui altre banche si erano chiamate fuori e quindi noi abbiamo integrato il nostro contributo sostenendo l'intero progetto. Lo abbiamo fatto in passato, ma parliamo già di diversi anni fa, acquistando del materiale, dei macchinari specifici per l'attività degli ambulatori. Oggi invece diamo un sostegno economico importante, molto importante per la nostra banca, a far sì che questi ambulatori possano finalmente riaprire con una lista d'attesa importante e di conseguenza per far sì che questa associazione possa svolgere la propria attività a vantaggio dei cittadini pesaresi. Quello che però è importante sottolineare è che in questi anni loro è vero che non sono stati, tra virgolette, chiusi anche per, no, contingenze, situazioni diverse, anche sanitarie, no, complicate, però hanno continuato a fare anche attività sulle scuole, un'attività primaria importante per cercare di trovare delle soluzioni o anticipare dei problemi che purtroppo ci riguardano un po' tutti, condizionati dal mangiare, dalla vita e quant'altro.